È con noi Pegamo Shippur, siamo veramente felici di poterla riaccogliere su Padre Pio TV a cavallo tra quella che è stata la giornata internazionale della non violenza ieri e come dicevamo quella di oggi che è la giornata internazionale dell'accoglienza e della migrante. Due giornate che ci pongono all'attenzione il tema dei diritti umani, spesso calpestati e quindi non bisogna mai abbassare la guardia a livello d'attenzione su questi argomenti. Pega è un esempio straordinario in questi anni di quanto sia importante occuparsi di quello che succede magari anche oltre il nostro perimetro. Lei è una donna italiana di origini iraniane che da diversi anni ormai è impegnata sul fronte dei diritti umani, questo ovviamente perché il tema della tutela dei diritti in Iran, in maniera particolare sulle donne, è un tema che le è molto caro. Ciao Pega, ben trovata. Buongiorno a tutte e tutti, grazie mille per l'invito. Buongiorno. Allora, che cosa? Io so che tu sei super impegnata in questi anni ormai, possiamo dire, questo testimonia il fatto di quanto sia importante la tua testimonianza che stai portando un po' in giro in tutta Italia. Oggi sei a Lecce proprio per un intervento all'Università del Salento sul tema dell'accoglienza e dei migranti, ma più in generale ti volevo chiedere, ecco, nell'ultimo periodo, quali sono stati gli appuntamenti più importanti per te, quelli più cruciali, quelli che ricordi con maggior affetto? Allora, devo dire che appunto sono molto felice di essere ritornata comunque a Lecce perché insomma sono sempre grandi momenti di riflessione. Poi oggi appunto il tema dell'accoglienza, quindi il mio primo tema perché a 15 anni mi sono resa conto di non essere cittadina italiana, quindi da lì mi sono attivata appunto nel capire cosa fossero i diritti e cosa fossero invece i diritti negati. In cercare di spiegarlo a più persone possibili. E quindi sono contenta, infatti oggi pomeriggio sarà è proprio una giornata dedicata all'università sul tema, e questo fa capire appunto quanto le università siano dei posti importanti di conoscenza, di aggregazione, ma soprattutto anche di accoglienza, perché ci sono tantissimi studenti che possono attraverso le borse di studio trovare anche un posto dove proseguire i propri studi o comunque costruire il proprio futuro. Quindi sono posti veramente importanti da tutelare e soprattutto appunto diciamo, far raccontare. Quindi sono molto contenta di questo. E gli eventi diciamo, sono tantissimi. Io sono contenta di fare da nord a sud, da grandi centri a piccoli centri, perché il verbo del diritto deve continuare a essere vivo, perché appunto noi non abbiamo una parità di genere in nessuna parte del mondo, quindi è un impegno collettivo che dobbiamo assumerci tutte le responsabilità e portarle avanti con unione e con forza. Le donne in Iran sicuramente sono un grande esempio, ma è in tutto il mondo che bisogna fare un bel lavoro di squadra. E tra l'altro per te è consuetudine occuparti di tutto questo anche declinandolo rispetto al digitale, all'innovazione. Siccome noi abbiamo avuto da pochissimo l'anticipazione di Papa Francesco sul 58° messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali, tutto incentrato sarà appunto sull'intelligenza artificiale. Ci puoi fare un esempio di quello che davvero non va e per il quale ci dobbiamo battere insieme, anche al femminile, se vuoi, se è necessario. Certo, allora il digitale, io sono una grande sostenitrice comunque delle innovazioni e dell'evoluzione Certo, della appunto, società. te lo chiedo. Sono
il digitale, quindi sono molto ottimista verso la tecnologia, però allo stesso tempo c'è bisogno, insomma, di mantenere una certa attenzione, semplicemente perché non tutti i paesi sono paesi democratici, non tutti i paesi sono e utilizzano le tecnologie diciamo, per un comune scopo. Per esempio in Iran, appunto, l'intelligenza artificiale viene utilizzata per rintracciare, monitorare e arrestare poi i manifestanti perché chiedono libertà. Ecco. Invece noi qui magari utilizziamo l'intelligenza artificiale per aiutarci, per esempio, nelle diagnosi mediche, oppure ci sono tantissimi altri, veramente le infinità di possibilità di aiuto che ci dà l'intelligenza artificiale sono veramente tantissime ed è davvero un accompagnatore, beh, per l'uomo e il professionista. E quello che però appunto è importante sottolineare è che a livello globale noi abbiamo bisogno di un manifesto di etico e morale, che tutti i paesi si impegnino verso una stessa direzione, che non utilizzino la tecnologia per uccidere o per arrestare, ecco, perché vanno contro i diritti umani. E quindi dobbiamo appunto stare attenti su questo e fare divulgazione sulla responsabilità quindi degli stati, ma anche la responsabilità delle aziende che forniscono per esempio questi servizi, che non devono essere discriminatori, che non devono avere i famosi bias. E sono tantissime cose che si possono fare però attraverso un'educazione. Ecco, quindi è molto importante adesso in Italia portare all'attenzione dei ministeri, soprattutto del Ministero dell'Istruzione, l'introduzione come materia l'educazione digitale, perché noi non abbiamo un'alfabetizzazione sul territorio, quindi abbiamo difficoltà anche a far capire che cosa vuol dire avere un'identità digitale. È importante, questo avviene solo attraverso l'educazione. Ecco, quanto sia importante il tuo intervento, la tua testimonianza è sintetizzata anche da questo passaggio, perché il digital come strumento utilizzato bene può essere una grande cassa di risonanza per i diritti umani, a tutela dei diritti umani, perché non dobbiamo dimenticare, e oggi lo facciamo in maniera particolare, nella giornata della memoria e dell'accoglienza, che molte volte si scappa non soltanto dai propri paesi d'origine per problemi legati alla povertà e magari tante volte alle guerre, ma anche per le violenze e le persecuzioni che, come ci dicevi appunto tu, oggi possono essere perpetrate anche attraverso l'utilizzo non appropriato della tecnologia. Per cui, Pega, ti ringraziamo per la tua testimonianza fattiva in questo senso che dall'Italia stai facendo risuonare un po' in tutto il mondo, insieme a tante attiviste che sono sul campo e ecco, non si nascondono, ci mettono la faccia, ci mettono il proprio impegno di questo digital che abbiamo bisogno, per cui. Ecco qua, chiudiamo anche con quell'espressione sempre valida, anche se recente, donna, vita, libertà. Grazie Pega, ti aspettiamo un'altra volta presto. I nostri tempi oggi purtroppo ci hanno un po' mortificato. Magari un giorno, ecco, Grazie, auguri. magari un giorno ci verrai a trovare proprio nei nostri studi. Oggi ci separano più di 300 chilometri, ma magari saremo più fortunati in futuro. Grazie ancora. Grazie. Grazie. Grazie mille a voi. Grazie Grazie. a te, buona giornata e buon lavoro nell'Università del Salento di Lecce.